Secondi della grande sfida, Cafu, chiede palla a Kakà in profondità, il suggerimento è per Kakà, uno contro uno, Kakà prova ad andare, arriva al traversone per Shevchenko, Andriy Shevchenko, 1:22, 1-0. Un 2 contro 2 sugli esterni che non hanno chiuso bene, vedi qui Bakur è andato troppo presto ad andare a chiudere su Kakà, ma la libertà che ha goduto Shevchenko dentro l'area di rigore è eccessiva. Eccolo qui, Shevchenko completamente dimenticato. Nessuno che è su Shevchenko. La soddisfazione del presidente. Agli occhi lucidi! Vabbè, sono commosso, è normale. Sono contento. È stata partita difficile, però lasciate tempo per festeggiare. Siamo tutti contenti. Onore alla Roma. Un po' meno al suo pubblico che si è comportato veramente male. Per quanto abbiamo fatto nel campionato meritavamo chiuderlo così, col diretto rivale, una grande partita e così fa la festa in casa. E abbiamo fatto benissimo per tutto l'anno. E niente di male. Belli. Carlo! Grande Carlo! Carlo, subito a Carlo! Bellissimo nella sfida decisiva a San Siro! Sì, credo che è il giusto coronamento, un grande campionato della squadra. Ve l'aspettavate la sfida così all'ultimo minuto, giocata palla a palla? Sì, è normale, c'è molto equilibrio, è andata bene. Era molto difficile, però Milan ha dimostrato tutto e penso che ha fatto massimo possibilità per vincere. Gioiamo perché sono due anni meravigliosi quelli, gli ultimi due. Sono contento per tutti noi, una grande vittoria, una bella partita. Non mi importa capocannoniere o no. Sono orgogliosissimo di essere capitano di questa squadra, di questa società che ha vinto veramente di tutto, credo che abbia espresso il calcio migliore quest'anno e ha strameritato questo scudetto.